Sono appena passati 60 anni e loro si sono seduti tranquillamente nei banchi di scuola come se nulla fosse cambiato, a parte qualche ruga, il fisico un po' appesantito e qualche acciacco, ma con lo stesso morale di allora però. Sabato scorso alle Corridoni una ventina di ex alunni delle classi seconda e terza A degli anni scolastici 57, 58, 59 si sono dati appuntamento per il primo raduno dopo 60 anni di scuola a Filippo Corridoni. La foto che li ritrae disposti su tre file da 10 con il colletto bianco e il grembiule nero, come si usava a fare a quei tempi, se la sono portata dietro quasi tutti o se la ricordavano benissimo. Rivedersi dopo 60 anni, stessa scuola, stesso banco, non tutti però si sono riconosciuti al primo colpo, ma la voce e i ricordi hanno aiutato. Qualcuno poi è arrivato da fuori perché è trasferitosi o altri purtroppo non c'erano perché ci hanno lasciato per sempre. Comunque sia l'intento degli organizzatori è stato ben raggiunto. L'elemento scatenante è stato il ritrovamento del giornalino La Via Migliore nel cassetto di mia mamma deceduta nell'agosto del 2017. Quel giornalino, praticamente in quel giornalino c'era la foto della nostra classe perché avevamo vinto il terzo premio di un concorso organizzato dalle casse di risparmio. Da lì è partito tutto, ho incontrato alcuni amici di Fano che mi hanno incitato a organizzare questo evento ed è nata questa giornata bellissima. I protagonisti cambiano, gli usi pure, i grembiuli non ci sono più e nemmeno calamai con l'inchiostro, né le lavagne nere col gesso bianco e non ci sono nemmeno più i banchi neri e verdi, ma le mura della scuola sono sempre le stesse. Il dottor Camerini mi ha letteralmente travolta proponendomi questa rimpatriata tra vecchi compagni di classe. Sono passati ben 60 anni dal lontano 1958 e certo la scuola Corridoni non è più quella di un tempo. I ragazzi di oggi sono i cosiddetti nativi digitali e quindi loro hanno potuto trovare non più la lavagna in ardesia, bensì la LIM, la nuova lavagna interattiva, e neppure il registro, bensì il registro elettronico, anche se io ho fatto loro una sorpresa mostrando il registro proprio del 1958. La foto finale poi è stata un rito nel rito, perché sempre su tre file e disposti possibilmente nella stessa posizione che si aveva in quella vecchia. Ormai il libro dei ricordi si è spalancato, investendo gli ex compagni di scuola di un fiume di emozioni che difficilmente scorderanno. La promessa che si sono scambiati è quella di rivedersi qui ogni anno, da qui all'eternità. Noi eravamo nello stesso banco, quindi nell'ultima fila, perché quella volta i più birichini venivano messi nell'ultima fila, era un classico. E mi ricordo che i banchi erano di legno e avevano un andamento curvo sotto. Bravo. E noi nei momenti così di euforia andavamo, facevamo l'altalena, andare avanti e indietro, ci dondolavamo. A un certo punto alla mattina il bidello portava l'inchiostro con il boccione e riempiva i calamai. Giusto. A questo punto, dai che dai, spingi che spingi, sto banco si è rovesciato all'indietro e il povero Ario Dante è stato colpito da tutto l'inchiostro sul grembiule in faccia, è diventato blu. Questo è un bel ricordo. Stupendo. Stupendo. Io non ricordavo questa cosa, sì. Quindi ringrazio veramente Giannetto per avermela ricordata e avermi fatto ritornare a quei tempi. La memoria è sempre un toccasana per il tempo. Perfetto, però visto che sono passati 60 anni, questi piccoli ricordi... Siamo felici di essere qui a raccontarlo.